tutti, Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, martedì 26 maggio 2020, sono le 15:22, come sempre puntualissimi con la seconda puntata del giorno di Market Briefing Diretta TV. Come sempre insieme per apertura mercati europei la mattina e adesso per l'apertura mercati americani, o meglio per la riapertura, dato che ieri erano chiusi per festività. Oggi ospiti di eccezione, forse la puntata che amo di più, ma lascio a Davide l'onore di presentarle. Beh, intanto il disclaimer, insomma, è sempre importante prenderci confidenza, quindi datevi una lettura veloce, gentilmente, e poi il WhatsApp è importante perché su WhatsApp potete scriverci e ovviamente se scrivete su WhatsApp, io posso anche rispondervi a trasmissione finita, quindi avete sempre questa possibilità. Poi vorrei dire che se fossi in voi, potrei già indovinare l'ospite di oggi, in senso che, insomma, visto l'attacco di, come dire, l'attacco di napoletanità che ha preso Stefano, che con 7 minuti di ritardo siamo andati in onda, ha detto puntualissimi, con una, come dire, con un, non so, comunque l'ospite ovviamente è Pietro Di Lorenzo, non poteva essere diverso da così. Per induzione l'ho contagiato per induzione. Secondo me, vivendo in Spagna, adesso ho acquisito un po' delle Sì, abitudini. esattamente, è proprio la siesta, no? 7 minuti di ritardo, detto puntualissimi, È vabbè. già tanto che si è svegliato. Ma sette Buongiorno minuti Stefano, di come va? ritardo, dovete capire che il giorno in cui noi decideremo, ma questo non può essere gratis come market briefing, questo sarà a pagamento, di divulgare fuori onda quando manderemo Ecco, eventualmente. avremo dei Sono problemi andato penali, però. esattamente. Vabbè, vabbè. Sì, Comunque, infatti. diciamo, dalla mitica sala di SOS Trader, dove ci sono due monitor veri di spalle e quattro di cartone, come ha Certo. confidato, puoi farli vedere Tutto gentilmente. cartonato. Qua è presente quella Luna Park, si fanno le foto col buco, con i monitor, quindi tutto di cartone, eh? E risparmiamo, risparmio energetico. No, ma allora facciamo subito un'indagine. Quanti di voi, allora, chi scrive uno pensa realmente che ci sia almeno un monitor di cartone tra quelli che sono dietro Pietro? Chi mette due invece crede tassativamente che siano Sono tutti tutti di monitor cartone. veri? Vediamo cosa risponde il pubblico. Allora, uno vuol dire che voi vincete se c'è almeno un monitor di cartone là dietro. Due, invece, in questo caso, due. Due, diciamo, dicono tutti e due, si fidano del fatto che siano original, sei tuoi. Vediamo cosa dicono pure su WhatsApp. Vabbè, insomma, diciamo che come al solito, quindi il martedì è l'appuntamento oramai con Pietro. Grazie Pietro di essere qua. Noi scherziamo Grazie sempre mille a te. perché ci Posso vogliamo bene. approfittare anch'io di un sondaggio del tuo panel? Vai, 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 vai. Allora, uno, se Davide Biocchi ha più di 100 polo, due, se Davide Biocchi ha più di 200 polo nell'armadio. No, allora dovresti fare più di 100 o meno di 100, dai. No, secondo me, va dai, facciamo più di 100, meno di 100. Allora, più di 103 e meno di 104, va bene? Ok? Più di 103, quindi dovete mettere sondaggio di Pietro Di Lorenzo, Io ho tre. meno di 104, ok? Il polo indicator. Poi se volete vi rivelo il numero esatto di quante ne ho, perché io lo so quante ne ho, esattamente. Veramente lo sai. Eh? Sì, lo so, esattamente, sì. Sei un pazzo, Sarebbe sono della Vergine, lo sai che quindi. sei vergine. Allora, abbiamo detto più di 103, ci sono tanti tre, in realtà sono meno di 100, ma non così tante meno di 100, devo dire. Quasi tutti e tre sono. Beh, volete sapere davvero? Vai. No, devo dirlo o dobbiamo fare di nuovo Dillo, un'indagine? dillo, Davide. Anzi, Facciamo no, a fine scusa, facciamo puntata, il va. sondaggio che indovinano quanti. Facciamo il gioco. Fai a fine puntata, così rimangono per l'attesa fino alla fine, come fanno i presentatori bravi. Allora lo diciamo alla fine, va bene? Quante Tra sono? l'altro, la cosa Vai, bella è che CB ci dice, me lo sono sempre chiesto, quindi vedi che Pietro hai sollevato un intercetto, tema. intercetto. E io direi di più, il colore Allora che posso dire predomina. che Pierluigi ha scritto 74 e sono di più, questo posso Ah, dirlo. diamo proprio i numeri adesso. No, sì, qua 58, 74, no, 70, sono un po' di più, ma non tante di più. 89, 89. Beccato. Un po' meno, un po' meno. No, lo diciamo alla fine, dai, ok. Questa trasmissione sta Giustamente. trascendendo, io penso che Directa fra un po' taglia tutto, diamo i numeri. Quindi il Sentite, trading mi c'è più allora, niente. facciamo così. Io stamattina
quando ci siamo salutati, ho visto che l'indice scendeva, ho detto secondo me arriviamo sotto Wall Street, che gli indici sono intorno ai massimi, e non mi sbagliavo più di tanto, perché come vedete il nostro indice è risalito praticamente nei pressi dei massimi di seduta. Cosa dire, Pietro, perché il pensiero di Eugenio lo conosco, lui praticamente ha un tir di put, è pieno di put ovunque, cioè non si può dire, ah, chi è che ha scritto Gianfranco Barian 83, però Pierluigi ha scritto 82, posso dirlo che ha indovinato, ne ho 82, ha indovinato Pierluigi. 82. E il colore predominante qual è? Ce n'hai il colore doppio? Io lo so, sì, io sì, lo so. Rosso. Ne ho tantissime, nere e bordeaux. Ecco, nero lo sapevo. Nere e bordeaux ne ho tantissime, sì. Anche perché le uso agli eventi, insomma, sono quelle più utilizzate. Ma tu, ultima domanda, vai anche a letto col pigiama tipo polo oppure ogni tanto te le levi? No, per bagno dormire. Come lo fai, con le polo oppure... Uso normali magliette per andare a dormire. Facci una foto, perché io ti conosco a 20 anni, non ti ho mai visto senza una polo. Questa è tatuata, questa qui non è... È tatuata, sì, tatuata, infatti. Sì, il colletto proprio qua è fisso. Va bene, avremo un giorno il piacere di vederti con una maglietta o una camicia? La camicia la metto solo ogni tanto, magari quando mi invitavano da classe o a quegli eventi, quando sono stato... quest'inverno alla borsa che hanno fatto la festa dell'idem, insomma lì avevo la camicia. Ma ovviamente ti sei sposato in polo? Posso fare l'ultima domanda sciocca? Certo, in polo bianca, perché giustamente ce n'ho una sola bianca, però sai, siccome quella bianca tende un po' a ingrassare, preferisco evitare, no? Allora, ti capisco. Comunque ne ho una bianca, ne ho una sola. Va bene, allora facciamo una colletta, regaliamo una polo bianca a Davide Biocchi. Va? No, però posso anche raccontarvi un aneddoto. Ne ho comprate due, diciamo, che avevano scritto qua 80, perché si celebravano gli 80 anni della Lacoste, no? Ok, e c'era scritto qua 80. Allora... uno dei miei figli più piccoli mi ha chiesto: papà, ma come mai? Gli ho detto: no, guarda, è la Lacoste che me la regalate, perché ne ho 80, e ci ha creduto. Poi non avevo più il coraggio di dirgli che non era vero. Ah, io pensavo 80 chili era, che uno arrivava, il peso se lo tatuava sulla maglia, no. Vabbè, insomma, questo è. Torniamo all'indice, prima che ci sia l'apertura. Pietro, cosa dire di quest'indice che è sui massimi? Anzi, metto il grafico, qui abbiamo Leonardo, che sembrerebbe aver rotto, si è già portata vicino a quell'area 5,85-5,6 euro che rappresenta, diciamo, la resistenza. Lo dico perché Leonardo in questi giorni ne abbiamo parlato tanto, e giustamente, almeno finalmente, un po' di rimbalzo. Cosa dire di quest'indice, Pietro? Guarda Davide, è una giornata peculiare, sai perché? Perché ha fatto il minimo e massimo di giornata fra le 14 e le 15, mm-hmm. È una cosa che capita abbastanza raramente, cioè alle 14 ha fatto un minimo daily e poi ha tentato, diciamo, un nuovo massimo di giornata, insomma, e ha riprovato a salire su, e ha fatto il nuovo massimo alle poco prima delle 15. Quindi è difficile che capita che ti trovi alle 15.30 e ha fatto il minimo daily alle 14.05 e il massimo daily o giù di lì, perché poi in realtà non è proprio il massimo daily, ma due tick dal massimo daily l'ha fatto un'ora dopo. Quindi c'è stato questo strappo di volatilità fra le 14 e le 15, che tipicamente sul mercato italiano è il classico orario mo ci vuole della siesta, nel senso che se non c'è qualcosa che muove in maniera brutale, tipo un dato o quant'altro, è difficile che si muova a quell'orario. E quindi una seduta un po' peculiare, dove però si vede che c'è voglia di risalire. Ieri è stata una seduta importante, perché quando Wall Street è chiusa e quindi non c'è l'influsso degli americani, tipicamente assisti a sedute un po' blande, no? Scarsi volumi, scarsa volatilità. E invece ieri, nonostante Wall Street fosse chiusa, c'era un bel denaro, e soprattutto c'era un denaro abbastanza rastrello, no? non c'era un settore solo che tirava su, ma ha colpito un po' tutto. E questa è la classica ricopertura, no? Quando da fuori... Mi piace la differenza tra nord e sud, no? Perché io quell'atteggiamento lì, da della padana, lo chiama pioggia, invece lui lo chiama rastrello. Eugenio. Rastrello, perché vedi, no, braccia rubate all'agricoltura nel mio caso, quindi ti torna a rastrello. Invece tu sei più in alto, voli sulla... Ma io chiamo a pioggia perché qui il tempo non è lo stesso da te, insomma, che da te. Ah, ecco, vedi, no, fra l'altro qui oggi siamo...
veramente un tempo da costume. Ti dico che io sono venuto stamana al lavoro e c'era un sacco di gente che faceva il bagno, quindi veramente siamo in estate inoltrata. E io infatti adesso c'ho il costume sotto, perché appena finisco te vado anch'io a... Certo. Tu devi sapere, Eugenio, che se gira la telecamera di là, c'è una finestra che si vede il mare, ma è di cartone anche la finestra. Certo. Rigorosamente, qui la cartoleria fa affari d'oro con me, Allora, senti Pietro, adesso lo so che noi, cioè, mentre noi continuiamo a fare un altro sport, questo è, però abbiamo Eugenio che è uno serio, si vede che è della come dire, della provincia di Brescia, già sì. Asburgico, sono asburgico. Io. Esatto. Allora, siccome lui ha fatto degli studi, giustamente è bene che noi andiamo a ragionare, perché noi abbiamo visto che ci abbiamo l'S&P 500 a 3.000 circa, no? 3.012 in questo momento, che sono appena partite le contrattazioni, anzi lo mettiamo anche in tempo reale. Poi abbiamo l'Eurostock veramente vicino ai 3.000 punti. E stranamente, guarda, non è proprio casuale, la correlazione tra questi due indici è anche nei punti. Entrambi, diciamo, intorno ai 3.000 punti hanno un livello significativo, tra 2.950 più l'S&P 500. Ecco l'S&P, qui si vede chiara la rottura, però è la prima volta che ha la prova dei mercati, perché è vero che la rottura è stata ieri, ma ieri Wall Street era chiusa, quindi è stata una rottura generata sinteticamente, diciamo, dal fatto che sul Globex le negoziazioni vanno H24 e diciamo anche durante la settimana, e quindi c'è stato un traino da questo punto di vista. Allora, Eugenio, vuoi farci vedere com'è questa struttura in opzioni, così anche noi, diciamo, possiamo renderci conto di che tipo di situazione ci sia e che cosa andare ad aspettarci. Eugenio, ci fai vedere? Ve lo faccio vedere, iniziamo dal mercato europeo. Il mercato americano ovviamente pesa meno perché ieri era chiuso e le opzioni sul mini S&P future non sono così significative come le opzioni sull'indice per fare questi studi, però comunque ho quelle della chiusura di venerdì. Iniziamo dall'Eurostox. L'Eurostox che sappiamo essere intorno a 2.990, il future, l'indice più o meno siamo lì, quindi siamo intorno a quota 3.000. Quindi questi calcoli li ho fatti proprio poco fa, freschi freschi. E al di là che a 3.000 ci sono più put che call, comunque c'è il livello limite estremo a 3.100. Cioè, che è andato crescendo dall'ultima volta che ho visto. Esattamente, è andato crescendo. E c'è già un primo livello 3050, però un livello che viene considerato poco difficilmente valicabile è 3100, che non è poco comunque, considerando quella fascia laterale che abbiamo avuto per lungo tempo. Il fatto che si siano riposizionati verso 3100, che abbiano rimpinguato quell'area lì, vuol dire che comunque qualche possibilità rialzo glielo danno ancora, e quindi si sono spostati su strati più alti. Per la parte bassa la situazione non è chiarissima, e l'unico livello su cui si può iniziare a ragionare è il 2008, in quanto 2009 sono rimaste delle call, e anche lì sarebbe da capire come mai ci sono ancora tutte quelle call e da quanto ci sono. E a livello di put sicuramente 2008, ma non è così chiaro. Quindi cosa vuol dire questo? Tenete conto che questa non è solo la differenza degli open interest, ma tengo conto anche della dinamica degli open interest e di call di put su vari strike. Sostanzialmente sono un po' spiazzati gli opzionisti sulla parte bassa, sui supporti, perché fanno fatica a individuare un livello chiaro. Al di là di 2006, ma 2006 è lontanissimo, e 2006 è oltre il 10% sotto. Livelli più vicino non riescono bene a individuarne perché è una situazione poco chiara. Sul DAX invece è interessante dove si sono posizionati, e qui c'è chiarezza proprio. Sulla parte alta è 11.008, punto. Quindi il DAX sì, c'è il guinzaglio si ferma in zona di 11.008 ed è molto chiaro. Che ricordiamolo significherebbe, dal punto di vista, diciamo così, grafico, significherebbe a mio parere andare proprio per benino a chiudere il gap e anche qualcosa in più, perché se noi guardiamo il grafico del DAX e se tu guardi dove c'è il gap lasciato lì, sopra c'è anche un'area dove il prezzo ha congestionato parecchio, e il supporto di quei 5 giorni lì, che poi una volta violato ha dato il via alla seconda fase di ribasso, è proprio l'area 11.008. Quindi è un ritorno sulla congestione pre-seconda fase di crollo del Covid, ok?
Sì, che è questa via qui che sto facendo vedere. Questa l'aria lì che hai fatto vedere bene. Ecco, quindi lì si sono posizionati perché effettivamente gli opzionisti, quando devono vendere, utilizzano molto i supporti e le resistenze e i livelli di Fibonacci anche. E, per quanto riguarda la parte bassa... Ecco, anche... è anche carino dire, tra l'altro, che sono... cioè, la distanza che c'è, i 100 punti dell'Eurostock rispetto al collo, diciamo, di bottiglia delle opzioni, non è tanto diverso, diciamo, dai punti che mancherebbero anche al DAX per arrivare lì, alla resistenza. Sì, beh, consideriamo che l'Eurostock, allora, a livello proprio di forza, l'Eurostock ha avuto una salita leggermente inferiore rispetto al DAX. Assolutamente sì. Cioè il DAX è arrivato oltre il 50% in maniera netta, del ritracciamento. L'Eurostox invece ci deve ancora arrivare, e giusto per avere il livello, il 50% gira intorno a 3050, 3060. E io credo, anzi scusate, 3050, 3070, e credo che a questo punto quello sarà un punto di attrazione. Quel 3050, 3070 che è sotto 3100, che è il livello che dicevamo, e quindi anche ricordiamoci che il 50%, al di là che sia di Fibonacci o meno, non è importante, il 50% è un baricentro di un movimento o rialzista, come in questo caso ribassista, che se superato indica che evidentemente è come mettere la testa sopra la finestra e cominciare a vedere lo spiraglio sopra il 50%, sopra il baricentro, quindi sopra una parte che è importante. E, tornando al DAX, anche qui come l'Eurostock, sulla parte bassa, cioè sui supporti, non c'è chiarezza, perché l'unico livello chiaro è 10.000, che è distantissimo. C'è qualcosa anche a 10.002, ma poi sotto 11.000 c'è poca chiarezza. Quindi come per l'Eurostock, si può assolutamente affermare che gli opzionisti sono rimasti spiazzati da questo rialzo. Non se l'aspettavano questo rialzo, e quindi devono ancora capire come posizionarsi, quale punto devono un po' riorganizzarsi, e lo faranno probabilmente da oggi a venerdì, si riorganizzeranno. E poi andiamo a vedere il FTSE MIB, che ricordiamo gravita sotto 18.000, intorno a 17.008, ed il FTSE MIB, al di là che sono rimaste delle call a 17.000, anche qui sarebbe bene indagare come mai, c'è 18.000. C'è assolutamente 18.000, e anche qua confermiamo nella parte bassa che mancano put. Poi le put invece che ci sono alla parte destra, la parte rossa a destra, sono put di copertura di parecchi mesi fa. Ricordiamo che essendo citato lo short ban e quindi il divieto di acquistare put e di vendere call se non a copertura, questo grafico è condizionato da praticamente 2 mesi di short ban. E quindi prima che si ritorni a regime, cioè prima che si ritorni ad avere questi tipi di studi che abbiano una validità come quello che abbiamo visto su DAX e Eurostox, ci vorrà ancora qualche settimana. Quindi è inficiato molto, è danneggiato dal fatto dallo short ban e dal fatto che non si potevano comprare meno put e vendere meno call per il motivo per la regolamentazione. Se vogliamo andare a vedere anche l'S&P, però qui ovviamente sono quei dati di chiusura di venerdì e ieri ovviamente non c'erano, anche qui sulla parte alta, beh, 3100, non c'è altro, 3100, poi c'è una serie di livelli, c'è 3100 che è molto chiaro, molto molto chiaro, e ci potrebbe arrivare. La parte bassa è più delineata anche, La parte bassa è più delineata, ma anche il rialzo, se guardiamo, se confrontiamo l'Eurostox con l'S&P non ha avuto una vera lateralità, ha avuto un canale moderatamente rialzista, quindi la struttura rialzista dell'S&P era chiara, del Nasdaq non ne parliamo, invece sia dell'Eurostox che del DAX, ma soprattutto dell'Eurostox, c'era una struttura di lateralità che richiamava più una distribuzione che una accumulazione, come sembra invece che stia facendo, un'accumulazione per poi ripartire. E quindi sull'S&P si sono posizionate diversamente perché la struttura rialzista era più chiara e quindi c'erano dei livelli di supporto più chiari su cui andarsi a posizionare. E quindi sull'S&P la parte dei supporti importante parte dal 2007, però potremmo anche dire che già dal 2008 inizia un'area di supporto piuttosto corposa. E poi ricordiamo che ha rotto un'area di supporto, è come se doveste sommare tutto quello che c'è dal 2008 in poi, quindi
sotto 2008 bisognerebbe sommare alla linea Maginot del 2008 tutto il resto che c'è dopo. Quindi da 2008 effettivamente gli opzionisti si sono messi a vendere perché pensano che per il momento, se proprio deve correggere, è lì che inizierebbe a rallentare il mercato americano. Bene, senti Eugenio, prima che chiudiamo questo giro, perché poi vogliamo parlare anche di commodities da questo punto di vista, c'è una domanda per te, o piuttosto un'affermazione di Ernesto, che dice, avrei una domanda per Eugenio, ricorda cosa diceva Hurst riguardo all'impatto degli eventi storici sui cicli, ti dice questo Eugenio? No, più che gli eventi storici non credo, qui non c'è nessun evento storico, c'è un evento attuale, fattuale, cioè, e chiaramente questo va a sporcare le strutture cicliche e si è visto benissimo sul Bund, sull'euro dollaro, per il momento non sugli indici azionari, perché difatti io ho fatto il mio miglior mese della storia di trader, che è stato tra febbraio e marzo, perché per la teoria dei cicli non seguo esattamente quella di Aster, ho fatto delle mie modifiche, non ho bisogno di seguire esattamente un'altra perché sono capace anche di farmi le mie modifiche, e io mi aspettavo un ribasso, non di quella portata, ma per le strutture cicliche, metà marzo, inizio marzo, era un minimo per le strutture cicliche. E quindi lì me l'aspettavo, e ci sono tutti i miei report che lo possono testimoniare, che ho pubblicato sul mio sito. Qui quello lo hai detto tante volte, certo Eugenio. Bene, senti, allora io prima di passare alla parte sulle commodities, che è oltremodo interessante, avrei invece una domanda per Pietro. Allora riprendo un attimo la linea e vorrei chiedere a Pietro questa cosa, che nel frattempo ha messo tutti gli ordini, ha fatto tutti i suoi eseguiti nel durante. Allora Pietro, senti, una domanda per te. A distanza di una settimana dalla riapertura dalla fine dello short ban, no? Tu hai un bellissimo servizio da questo punto di vista, che mi sono guardato bene, e vorrei chiederti gentilmente, non so se puoi anche condividere, se puoi mostrare, diciamo, come funziona, così le persone lo possono anche vedere, se c'è qualcosa di interessante dal tuo punto di vista che è emerso nell'ultima settimana, perché è sempre, diciamo così, bello sentirsi raccontare come l'autore, come l'ideatore interpreta il servizio che propone. Ok, ti riferisci quindi alle PNC, giusto? Alle certo, assolutamente. Questa. Ah, ok, perfetto. Allora, vediamo cosa sono, così facciamo anche... Sì, in due parole, quando un investitore apre una posizione short superiore allo 0,5 del capitale su una quotata, in Italia, ma in realtà la normativa europea, quindi su tutte le azioni europee, deve alzare il ditino e comunicarle nello specifico a Consob. Consob ogni... Benissimo, questo è folklore, giustamente. Un tras del Napoli. Ho vinto la Coppa Italia. Condivido? Vai. O scendo giù e insulto? No, condivido. No, è un tifoso, dai. Il tifoso qua fra un po' si rinizia, stia facendo sì. Allenamento. Aspetta che Eugenio è troppo bello stasera. Chiudi quella schermata che non succede niente. Chiudo qua, ok, perfetto. Allora, come funziona? Ogni volta che vendi più dello 0,5% del capitale devi comunicarlo alla Consob, che ogni giorno pubblica questo file nel quale sostanzialmente aggrega tutti gli investitori istituzionali che hanno fatto questo tipo di comunicazione. Allora, che cosa viene fuori alla fine della fiera? Una sorta di classifica nella quale vedi quali sono i titoli più shortati. Nello specifico, andando al punto, lo strumento, diciamo il sottostante che è più nel focus degli investitori istituzionali è BPM. BPM ha 5 posizioni nette corte, e quindi nello specifico abbiamo PDT Partners che ha lo 0,99 venduto, Marshall, Citadel e quant'altro. E la cosa interessante non è il numero, cioè questa roba qui veramente serve a poco, nel senso che la cosa che ci interessa non è capire quali sono le azioni shortate, ma qual è la dinamica che stanno seguendo gli investitori istituzionali. Ti faccio vedere ad esempio il grafico di BPM, e vedi che da quando hanno riaperto la possibilità di fare short, e quindi in maggio 2015, lo short, non so se si vede, era 2,23. In questo momento invece è salito fino a 3,78, e quindi nel giro di pochi giorni scopri questo è ciò che si chiama lo short interest, cioè significa
le posizioni in short in percentuale sul flottante, giusto? Esattamente. Qual è la peculiarità? È il fatto che diversi investitori istituzionali, da quando c'è la possibilità di andare nuovamente short, ovvero da martedì scorso, hanno deciso di incrementare in maniera decisa la loro posizione, che è quindi passata dal 2,23% al 3,78%. Con questo strumento puoi chiaramente andare indietro nel passato e quindi scoprire che il 13,05 c'erano solo queste tre posizioni short, e invece con l'andare del tempo scopri chi sta venendo fuori allo scoperto puntando sullo short di BPM, vedi che si muove, e quindi capisci effettivamente quali sono le variazioni più significative. Quindi queste sono le variazioni giornaliere, ma se vuoi avere un quadro molto veloce, vai su questa funzione e interroghi il sistema e gli dici: mi isoli ad esempio i titoli che hanno avuto negli ultimi 30 giorni la variazione più elevata di posizioni nette corte? O viceversa, ancora più interessante, mi dici quali sono i titoli che hanno avuto una contrazione nelle PNC? Perché ti serve questa roba qui? Perché se tu scopri che tanti investitori istituzionali insieme stanno incrementando le posizioni nette corte, è evidente che se vai long ti stai mettendo contro, insomma, certo, gente che non ama perdere i soldi e che nel passato non l'ha persa. Quindi che cosa fa questo strumento? Ti monitora, è una sorta di radar che metti sopra ogni investitore. Vedi, noi qua abbiamo anche la lista di tutti gli investitori, e quindi se clicchiamo sopra sappiamo esattamente, possiamo ricostruire negli ultimi 5 anni tutti i loro movimenti. E questo ci consente di capire anche se effettivamente quando iniziano a fare delle scommesse ribassiste sono alla parte giusta o alla parte sbagliata. Quindi è uno strumento che ti dà la percezione di come si stanno muovendo, perché il quadro grafico così statico non serve a nulla. Perché ad esempio su Mayer Tecnimont 4,25 shortato da 3 investitori, detto così serve a poco. Perché se ieri ad esempio Mayer Tecnimont aveva il 7 di short e oggi al 4,25, capisci bene che questa è un'indicazione rialzista per noi, perché gli investitori istituzionali stanno riducendo gli short. Ma se ieri su Mayer Tecnimont c'era l'1 e oggi c'è il 4,25, l'indicazione è esattamente opposta, cioè sta montando lo short e quindi noi ci dobbiamo mettere sugli istituzionali. Quindi a che cosa serve questo tool? A guardare dinamicamente, che questo è il senso, come si stanno muovendo, come analizzando, vedi questo tipo di curva, ti fa capire esattamente se stanno montando gli short o stanno smontando gli short. Smontare gli short vuol dire ricoprire le posizioni e quindi ti aspetto il rialzo. Montare gli short vuol dire evidentemente l'incontrare e quindi ti aspetti un rialzo sul titolo. Con questi strumenti, per esempio, c'è anche questo strumento che ti evidenzia i movimenti del singolo investitore istituzionale più cruenti. Qui vedi, per esempio, trovi Credit Citadel Europe che su Saipem ha incrementato del 31% la sua posizione, passandola da 0,98 a 1,29. Quindi con un click hai esattamente la percezione e puoi interrogare il database su quelli che sono anche i movimenti più violenti e quindi tipicamente più interessanti. Non so se sono stato sufficientemente chiaro o troppo veloce. Ma guarda, dal mio punto di vista direi chiaramente sì, ma possiamo chiederlo alle persone, meglio di loro nessuno lo può dire. Se pensate che Pietro abbia chiarito bene, come dire, la flessibilità e le possibilità legate al suo tool, mettete 7 nella chat o su WhatsApp, mettete invece 8 se pensate che non sia molto chiaro quello che si può ottenere col servizio, e nel caso eventualmente potete chiedere qualche informazione in più. Mettete 7 se vi è chiaro, 8 se volete qualche approfondimento ulteriore. Allora, diciamo che mi sembra di vedere parecchi 7 che arrivano anche su WhatsApp. Devo dirti che è il mio primo 7 che ho avuto come giudizio, come voto nella mia storia, quindi grazie. No, l'ho detto per questo, 1 e 2 sarebbe stato. Almeno una volta nella vita 7 l'ha già avuto. Allora, dunque c'è anche Carlo che sembrerebbe chiederti di spiegare un po' meglio, un po' di più. Comunque, per la maggior parte hanno capito. Ti faccio un'affermazione, tu con la tua esperienza puoi dirmi se ho ragione.
Diciamo anche una cosa di questo tipo, che su Popolare Milano, per esempio, potrebbe anche essere che qualcuno è andato long di un altro titolo bancario e si è coperto magari vendendo Popolare Milano, cioè sta facendo uno spread trading, no? Direi in linea di massima. Ecco, in questo caso Pietro, però rimane sempre il fatto che significa che quel particolare soggetto sta considerando comunque Popolare Milano più debole dell'altra banca che potrebbe eventualmente avere comprato, quindi è comunque un incremento dello short, è comunque sempre un'indicazione, diciamo così, un pochino bearish sul titolo, anche perché questi operatori muovono parecchia liquidità, insomma, quindi effettivamente fanno tanto. Allora, ci sono, per Carlo, cosa dire? Quindi, una cosa interessante, Pietro, si può vedere con questo tool il singolo operatore se agisce su più titoli della stessa filiera oppure se agisce più a caso, cioè le singole posizioni assunte dall'operatore? Mi sembra, sì, che prima tu l'avessi fatto vedere anche, no? Sì, sì. Ok, sì, no, Davide, innanzitutto una parentesi, perché tu, secondo me, hai colto senz'altro il senso di questo tool. Il fatto che su Popolare Milano stanno crescendo gli short non vuol dire naturalmente che tu secco vai a fare uno short e vai a costruire una posizione. Esatto. Sarebbe troppo banale e anche troppo facile, probabilmente né io né tu saremmo qui se fosse così semplice. In realtà questo tools serve soprattutto per montare degli spread, no? Cioè, certo, cerchi di capire quelli che sono i titoli sostanzialmente più ricoperti, i titoli che si stanno scoprendo di più, e costruisci un rapporto di forza relativa. Tipicamente metti al numeratore, quindi compri il titolo su cui si stanno più ricoprendo e su cui stanno scattando più le ricoperture. Il caso da manuale, la famosa Azimut, che era arrivato a uno scoperto fino al 12% del capitale e poi è stato ricoperto e ha fatto quello che ha fatto negli ultimi due anni. Vediamo se puoi far vedere il grafico, se hai questa possibilità. Come no? Allora, faccio vedere prima per la domanda di chi ci ascolta. Assolutamente sì. Adesso sono andato. Qua hai la lista di tutti gli investitori che hanno posizioni nette corte un titolo italiano, almeno un titolo italiano. Certo. Quello che ce n'è di più in questo momento è AQR Capital Management, che ne ha 8. Qui vedi esattamente quello che ha adesso in portafoglio, ma la cosa interessante è che puoi anche andare a ritroso per capire come si sta muovendo e quindi capire se ieri era lunedì, quindi ricordo che le posizioni sono sempre relative al giorno prima, nel senso che ovvio, evidente. L'aggiornamento, sì, perché il giorno prima, perché adesso escono alle 16 e quindi sarebbe falso dire le posizioni di oggi, perché la giornata deve ancora chiudere, quindi sarebbe impossibile. Sì, bisognerebbe ragionare anche su questo. In effetti, quanto tempo hanno gli operatori per dichiarare la loro posizione? Loro devono farlo entro le 15 del giorno successivo. Quindi teoricamente potrebbe anche esserci un T+2 prima di avere il dato effettivo, giusto? No, un T+1, nel senso che se tu ce l'hai, se tu ti sei scoperto lunedì, devi dirlo entro oggi alle 15. E okay, quindi io lo so però oggi che è quasi la fine della seduta, quindi è un T+1.5, diciamo. Okay, oggi giusto. Quello che è successo ieri sostanzialmente, i movimenti di ieri. Che anche qui adesso non le abbiamo ancora aggiornate perché sono le 15.55, ma a breve vedrai che arriverà un alert e ti dice posizioni aggiornate, questo è quello del 22.05, vedrai quello aggiornato, l'ultimo. Riguardo invece alla cosa che dicevi tu su Azimut, te la faccio vedere, adesso Azimut vedi è andato in coda a 0.54, ma ti faccio vedere la storia di Azimut, che arrivò il 19 novembre del 2018 avere uno scoperto del 12,07%. È tantissimo. Guarda qui come si sono ricoperte le mani forti. Allora, per vostra curiosità, andate a vedere il prezzo che batteva Azimut a novembre del 2018 e andate a vedere il prezzo che batte adesso. Tutte queste ricoperture, questo è proprio il caso più emblematico, vedi, partito, smontato tutto da 12 a sostanzialmente 0,50,
E questo, diciamo, è il classico caso in cui questa, se tu smonti, se tu ricopri il 12% di uno short, adesso andrebbe fatta un calcolo al volo sul flottante, il 12% del flottante. Allora, Pietro, aspetta un attimo, perché vedendo l'ora devo fare una cosa. Vai. Torno subito da te, noi abbiamo qualche minuto in più. Per piacere, Eugenio, puoi velocemente, prima, perché poi Eugenio deve scappare, oggi ha un appuntamento, se ci puoi far vedere l'open interest sulle commodities? Sì, su petrolio e oro. Esattamente. È riferito soprattutto alla scadenza di luglio, okay, che è quella che pesa di più ovviamente. Arriviamo. Tra l'altro oggi proprio scadono le opzioni sull'oro. Allora, intanto guardate, rosso put, blu call. Guardate il crude oil, c'è più rosso, c'è più blu, c'è più rosso. Guardate l'oro, c'è più rosso, c'è più blu, c'è molto più blu. Sul petrolio, sull'oro c'è una quantità di call. E qui bisogna imparare a interpretarle. Qui c'è un sacco di gente a rialzo. C'è un sacco di gente a rialzo. Qui non ci sono call vendute. Queste qui sono state distribuite dai market maker. Qui c'è una valanga. Abbiamo un put call ratio che è 0,5, cioè le call sono doppie delle put. Quindi qui c'è uno sbilanciamento a rialzo. Lo so che bisognerebbe vederlo con gli occhi dei venditori, ma. Se si vede la dinamica si riesce a capire chi sta manovrando il mercato. Adesso è più in mano ai compratori e hanno una quantità di call impressionanti e quindi faccio fatica a dare un giudizio. È long, è un mercato estremamente long, dove tra l'altro non sanno neanche dove piazzare le put, non hanno neanche idea. Vedete che non ce ne sono, ce ne sono pochissime rispetto alle call. È un mercato sbilanciato fortemente a rialzo e quindi non ho niente da dire, solo quello che questo sentiment molto forte. Sul petrolio invece no, sul petrolio si possono dire alcune cose. Si può dire che la resistenza è tra 35 e 37 e 36, lì e siamo a livelli molto lì siamo praticamente molto vicini, e dopo c'è un livello a 40, ma per il momento si sono posizionati lì vicino. E quindi pensano che il petrolio possa essere vicino a un'area di resistenza. Per quanto invece riguarda i supporti, anche qui la situazione è abbastanza chiara, e il primo supporto molto chiaro, molto evidente, è $25. Quindi e qui il mercato è più in mano alle put, che sono utilizzate soprattutto, direi, più a copertura, più che vendita di put, e lo sbilanciamento, il put call ratio sull'open interest, non me lo ricordo neanche io, l'avevo appena fatto, è comunque è 1,9. Tra 1,35 e 9, quindi è a favore delle put, che vengono soprattutto utilizzate a copertura di posizioni o sul future o direttamente di posizioni sul sottostante. Quindi sono due mercati molto diversi, due mercati dove il crude oil è in mano leggermente di più ai venditori e dove i supporti e resistenze sono molto chiari, e un mercato dell'oro invece che è in mano soprattutto ai compratori di call che ci sono in maniera molto netta, e poche volte ho visto un mercato così sbilanciato più verso una situazione rialzista. Molto bene, molto bene. Allora, grazie Eugenio, noi ci vediamo domani, intanto un ringraziamento. Tornerai da Pietro. Allora. Pietro, se vuoi condividere ancora il tuo schermo, gentilmente. Sì, avevo un attimo un sito erotico, aspetta che lo levo. Non preoccuparti che noi siamo tutti... Siamo tutti maschietti, aspetta. Erotico, ho detto, è proprio un termine desueto. Elegante. Aspetta, oddio, c'ho un attimo una cosa che... Ok, condividi. Porno Finance, no, ecco. Eccolo qua. Lo vedi? Sì, si vede. Allora, se... Ho avuto paura, è sudato freddo che veramente uscivo. Ok, adesso si vede. Allora, scusami, questo per dire di Azimut, per dire della situazione, ma vorrei ricordare, no? Allora... Diciamo questo, che questo servizio, se torni indietro con gli anni, mi viene in mente quando ci fu quel clamoroso short squeeze sulla Volkswagen tanti anni fa, penso te lo ricorderai, no? Sì, sì. Ok. In quel caso probabilmente eravamo arrivati a un livello davvero record di short interest, perché c'era tantissime posizioni short. A un certo punto il mercato si accorse che tra le opzioni negoziate, quelle in mano alla proprietà, quella in mano alla Porsche, praticamente non c'erano più sufficienti azioni per coprire lo short. A quel punto scattò la rincorsa che portò il titolo, mi pare, da 200
fino a quasi 1500 euro per azione, qualcosa di simile, comunque una roba mostruosa, e poi ovviamente andate e ritorno a tempi brevi. Senti, c'è qualcos'altro di eclatante che vuoi mostrarci? Guarda, a proposito di robe eclatanti, la prima considerazione da fare è che quando ci sono aumenti di capitale e si apre la possibilità di fare short fra l'azione e il diritto, vedi qui delle robe assurde. Mi ricordo aumenti di capitale di Unicredit, c'era uno short pazzesco perché arbitraggiavano i diritti e quindi è molto evidente. La seconda cosa che rende questo strumento abbastanza utile è il fatto che vedi a colpo d'occhio, vedi subito quelli che sono i titoli su nuovi massimi di short. Vedi qua quando c'è scritto New Max, vuol dire che sul titolo, diciamo, sta raggiungendo livelli che non aveva mai toccato nel passato. Certo. A proposito di comodo storico. A proposito di comodo di citare Ignazio, è arrivata la mia comodo preferita, ovvero il caffè. E okay. Quindi, vedi, Eugenio parla di cose auliche, io invece parlo di... Beh, questo è street economy, questo, come si dice. Come? Senti, ma questo, scusami, è il nuovo massimo relativo o il nuovo massimo storico? No, sì. No, rispetto alla nuova, diciamo, alla nuova Montepaschi, dal momento in cui... Ah, ok, no, perché Montepaschi in passato mi viene in mente che a un certo punto con gli aumenti di capitale... Ha voglia. No, lì è molto netto. E poi qui hai queste freccette che ti danno anche qui la misura di chi sta salendo e sta scendendo. E insomma, l'idea è che con pochi secondi di analisi riesci a avere una visione abbastanza veloce e di quello che... Comunque, da quello che vedo, mi sembra che lo short interest sia tra lo stabile e il ribasso. Cioè, fondamentalmente, a parte qualche singola storia di qualche titolo, le mani forti stanno un po' più chiudendo o tenendo inalterato lo short aperto piuttosto che altro, giusto? Nel senso che per due mesi sono state ferme, perché certo, logico, il ban short, e quindi adesso è un momento però molto interessante, perché adesso capisci chi effettivamente ha un'intenzione. Perché sono, come dire, le prime mosse, presente quando giochi a scacchi, le prime mosse ti fanno capire un po' la strategia che c'è dietro, e quindi sono abbastanza ferme, però queste prime mosse sono importanti. Da una prima settimana, in realtà dopo 5 giorni di analisi, i movimenti più eclatanti sono su due titoli, uno è BPM, l'abbiamo visto, e il secondo è Saipem, e te lo faccio vedere. Su Saipem c'è grande, diciamo, volatilità, ci sono continue aperture e chiusure, più aperture che chiusure, te lo faccio vedere proprio nell'ultima settimana, di qui soli proprio l'ultima parte, certo. E si vedi è partito 2,93, poi 2,83, poi è salito 3,37, 3,68, una posizione chiusa, adesso si sta stabilizzando. Quando vedi che c'è grande action, cioè aperture e chiusure e quant'altro, questo è un altro indicatore interessante in termini di volatilità, cioè tipicamente quando vedi aperture e chiusure sullo stesso titolo, e questo serve soprattutto per chi fa intraday, tipicamente aumenta il range della giornata sul titolo, e quindi, come sai, per chi fa intraday ama titoli che fanno tanta strada in poco tempo, e quindi diventano indiziati per questo tipo di azione. Infatti non a caso, se vedi, Saipem è piuttosto volatile. Quindi insomma è uno strumento, ahimè non è la miniera d'oro che dice: ah, tutti vanno short, vado short pure e divento miliardario. Non è esattamente così, però ti dà una misura abbastanza spannometrica, perché purtroppo, e questo è il tema che abbiamo affrontato l'altra volta, c'è il limite dello 0,50. Certo. Quindi loro devono tirare sul ditino. Ma adesso è sceso questo limite, devo dirti, è stato, credo, anche confermato a 0,20, credo. Guarda, tu me l'hai detto già l'altra volta, però non mi risulta, e ti faccio vedere proprio vedi, adesso le abbiamo aggiornate, queste sono quelle di oggi, vedi? Sì. 5,05 è appena, ecco, vedi, lo vediamo proprio in diretta. Ti spiego anche, se vuoi, che cosa vuol dire questo file, questa schermata, che è abbastanza intuitiva. Tra l'altro, scusa, tanti hanno chiesto quanto costa questo servizio. Questo costa milioni di euro. No, scherzo, costa meno di un caffè al giorno. Oddio, adesso il caffè, ho visto che... Quanto costa un caffè a Torino? Ho visto delle cifre pazzesche, 1,30, 1,40, giusto? Ma guarda, io, la verità è che io non bevo il caffè dal 2018, quindi non lo so. Okay. Però ho sentito dire che è aumentato di 10 centesimi. Da noi costa ancora 90?
E questo Tools costa, mi sembra, adesso non vorrei dire la sciocchezza, mi sembra 299. Guarda, 0,1 delibera Consob, direi, giusto come ci ricorda Vincenzo, secondo me addirittura nemmeno 0,2, ma 0,1. Guarda, però... è vero, te lo confermo, però come vedi ad oggi le variazioni, e qui ti spiego come funziona questa schermata, le variazioni in realtà sono sempre fotografate sopra lo 0,50. Ti spiego questa schermata e da qui capisci perché dico ciò. Perché sostanzialmente la schermata si divide in tre parti, today variation, new position, position close. Le variation sono quelle in verde, viene indicato quando la posizione viene diminuita, lo short viene diminuito, e quindi su Prismian AQR è passato dallo 0,88 allo 0,77, quindi vedi, ha diminuito del 12,50% la posizione, ma permane l'obbligo di comunicare come si sta muovendo perché si tiene sopra lo 0,50. New position vuol dire quegli intermediari, quegli holder che superano la quota del 50. Vedi, da qui si capisce che il limite è rimasto a 50, perché vedi, ha superato 0,50, sta 0,52, e quindi lo deve comunicare. Se fosse 0,1, qui troveresti tutti quelli che superano 0,1. E invece le posizioni chiuse, in realtà non sono chiuse ma sono sotto lo 0,5, è nello specifico un euro in cui World Quant aveva ieri 0,56, adesso è passata a 0,44, e quindi da domani non ha più l'obbligo di comunicare che cosa sta facendo. Quindi l'obbligo, almeno ad ora, nonostante ho visto quella circolare, però era un po' ambigua perché parlava, l'avevo messa insieme al ban short di 3 mesi, quindi sembrava che quella variazione era legata solo ai 3 mesi, e dall'analisi che si vede dal file Excel comunque permane l'obbligo di tirare sul ditino solo quando superi 0,50. È evidente dal fatto che vedi MPS c'è la comunicazione perché il current è 0,52, quindi questo ti dà in maniera un po' intuitiva quello che succede. Ti dico che questa è una schermata molto utile, perché se qua vedi per esempio tutto rosso, vuol dire che tutti gli intermediari, tutti gli holder stanno aumentando gli short. Certo. E lì capisci che il mood di mercato è cambiato. Ti potrei far vedere, ti dà subito l'idea. Senti, puoi far vedere Telecom, com'è la situazione su Telecom, giusto perché ce lo chiede Alberto. Sì. Ops, si è chiuso, vediamo qua. Ok, Telecom non ci sono short, non ci sono posizioni nette corte in questo momento, cioè non c'è nessuno che ha una posizione più ampia dello 0,5%. Bene, per ora nulla. Però guarda, ultimo, prima di salutarci, facciamo vedere Enel, che è un titolo nell'interesse di tutti, e poi passiamo ai saluti, Pietro. Sì, Enel, vediamo. Enel neanche ci sono posizioni short. Non così rilevanti da essere segnalati. Non ci sono posizioni nette corte. Cioè non allora ci sono, ti riporto con me in onda qua. Allora, bene Pietro, direi che questa cosa che hai fatto vedere è veramente, veramente molto interessante. Grazie. Diciamo anche che è stato un piacere averti qua. Noi scherziamo, ma siamo amiconi, quindi la gente sa. Ci possiamo dare anche un 5 virtuale, no? Così. Vai. Alla grazie. Allora, nel frattempo Davide, ti informo che ho giocato una quaterna su Genova, 8, 2, 82, 10, sfruttando il numero di polo che ha. Anche il numero delle mie Lacoste. Sì, no, sfruttando le tue Lacoste, 82, ho fatto 82, 8, 2, la somma di 8 e 2, quindi per i nostri... 10, scusa, adesso non è che voglio... No, il 10, da dove esce? 8 più 2. Ah, 8 più 2, ah, 8. Si 2, vede 2, che 2. Non sei un giocatore di lotto. Ah, allora, vabbè. Comunque, se vinci, io voglio metà. Quindi, da buon genovese, il braccino, non solo genovese. Ruota di Genova, ruota di Milano. Che ti senti, più genovese, no, più milanese? Io sono un milanese che si è trasferito a Genova. Diciamo che ho ereditato il braccino, quindi la giocata la paghi tu, però se vinciamo... ma la ruota qual è? Genova, Milano o Torino? No, la ruota, puoi giocarla tutte e tre, se vuoi devi giocare. Roviniamoci. Roviniamoci, ti faccio il bonifico subito, eh. Ok. Vabbè. Ciao David, grazie. Allora, ciao a tutti, grazie Pietro di essere rimasto qua, guarda che se esce poi sono cavoli amati. Ok, allora, non seguì, metto il disclaimer, no aspetta, mettiamo il disclaimer, Pietro, hai detto i numeri, non si sa mai che poi qualcuno ci venga dietro, mettiamo il disclaimer, è come abbiamo dato i numeri all'otto, bene.
Ok, allora, la mia preferita è quella nera, no? Pierluigi chiede qual è il mio colore preferito, il nero, ma non, è solo così perché mi smagrisce un po', insomma, ho sempre questo problema di silhouette. Parlava della Lacoste, evidentemente, Pietro. No, io pensavo che fosse il, come si chiama, il nero azzurro, invece il nero. No, il nero, poi l'azzurro, ovviamente. Hai cambiato squadra, nero azzurro non ti piace più, finalmente hai cambiato squadra, era ora, ma mettete l'azzurro a sto punto. Allora, beh, direi che dopo questa salutiamo tutti, grazie Stefano per averci mandato in onda, grazie mille Pietro, un saluto anche a Eugenio che ci ha lasciato di corsa, alla prossima, a domani mattina.